Buongiorno a tutti e a tutte, oggi nuovo format. Cominciamo un nuovo format, ovvero quello delle reagisco alle critiche negative dei libri che amo. Sarebbe carino anche fare reagisco alle critiche positive dei libri che odio. Vedremo un po' come andrà con questa puntata. Ho selezionato un po' di recensioni negative di tre libri che mi piacciono molto da Goodreads, perché a differenza di altri siti di e-commerce che prevedono le recensioni, e sapete tutti di quali sto parlando, su Goodreads ci sono molte più recensioni e molte sono critiche proprio nei confronti del libro in questione. Io queste recensioni non le ho lette, ho solamente tradotte da Google Traduttore, qualcuna forse era di qualche recensione italiano, ma per lo più sono tradotte dall'inglese, quindi con Google Traduttore copia e incolla non le ho praticamente lette, quindi ve le leggerò e reagirò per la prima volta oggi. Cioè, ci saranno delle critiche che sono proprio sparare sulla croce rossa, non lo so, e altre che magari sono argomentate, lo scopriremo insieme. Mi piacerebbe che diventasse un format, quindi mettete mi piace per sostenere questo tipo di video, se ovviamente vi piacerà. Cominciamo subito col primo libro che ho scelto, che è un must della letteratura, assolutamente un capolavoro incredibile. Non ce l'ho qui da nessuna parte, peccato, sta lì, e si chiama Delitto e Castigo di Dostoevskij, di cui ho fatto anche una recensione singola, se vi va vedetevela. Cominciamo la prima recensione di questo libro, le ho stampate, ci ho detto qua. Invece di leggere questo libro, bevete vodka in una stanza buia e pensate a pensieri deprimenti. Questo vi darà più o meno la stessa esperienza, ma ti divertirai. Vabbè, bellissimo, cioè già cominciamo proprio altissimi. Ci sta però, è un bel discorso. E ti divertirai di più sicuramente rispetto a leggere Delitto e Castigo. Vabbè, follia. Questo è uno dei peggiori libri che abbia mai letto. I personaggi erano incredibili, le loro azioni irrealistiche. La scrittura era noiosa e quasi del tutto priva di eccitazione. Vabbè, qua la traduzione è un po' così, ma abbiamo capito. Per non parlare dei paragrafi. Non vanno bene i paragrafi di Delitto e Castigo. Va avanti ancora e ancora, probabilmente dal momento che gli scrittori russi in questo periodo, come Dostoevskij, erano effettivamente pagati a ogni pagina che scrivevano, il che ovviamente ti incoraggerebbe a scrivere più che puoi, indipendentemente dalla qualità. L'ho letto sulla base dei consigli di persone a cui è piaciuto, e l'ho tenuto duro fino alla fine, sperando che potesse esserci qualcosa nell'ultima pagina che lo riscattasse. Non c'era. Quando ho finito questo libro l'ho lanciato dall'altra parte della stanza. Lo donerò però a un negozio di beneficenza, perché c'è senza dubbio qualcuno che lo vivrà esattamente in modo opposto al mio. Nel finale si redime questa persona. Ah, ovviamente volevo dire che se ci saranno spoiler del libro in questione farò un taglio, per quanto sia Delitto e Castigo un classicone che tutti hanno letto, però non mi va di fare spoiler, quindi farò il taglio del video, quindi state tranquilli sugli spoiler, non ci saranno. Comunque, a proposito di questo commento, fa ridere il fatto che dice: i personaggi erano incredibili, le loro azioni realistiche. Ma i personaggi sono anche le azioni che loro fanno, cioè, quindi non puoi scindere i personaggi dalle loro azioni, quindi se le loro azioni erano irrealistiche, i personaggi non erano incredibili, perché tu cerchi un realismo che non hanno, quindi non ha senso. La scrittura era noiosa e quasi del tutto priva di emozione, cosa non vera, cioè comunque è un libro pieno di momenti emotivamente forti. Poi sul fatto che si dilunghi tanto, posso essere d'accordo su certi aspetti, per quanto Delitto e Castigo sia comunque un romanzo che funziona dall'inizio alla fine, secondo me, è pesante, per carità, non è il libro, il giallo, il thriller da leggere sotto l'ombrellone, per quanto lo si possa fare e apprezzare molto, però capisco questo discorso, ma non credo che Dostoevskij si dilunghi particolarmente rispetto a un Dumas con Il Conte di Montecristo o altri romanzi Guilleton, quindi questo discorso non vale tanto per Dostoevskij, secondo me. E vabbè, l'ha lanciato dall'altra parte della stanza, avrò fatto un po' di rumore, quelli sotto casa stanno andando a suonare il citofono, ok. Ma il commento dopo comincia con un porca puttana, vabbè. Era così noioso che volevo che Raskolnikov mi uccidesse e mettesse fine alla mia miseria. Non mi è piaciuto dalla pagina di apertura e mi sono sentito allo stesso modo fino alla fine. Quando ho sopportato una tale autoflagellazione, chiedi: l'ho fatto per il bene del romanzo, il classico? Ah, ok, cioè lui si chiede se l'abbia fatto per il bene del fatto di aver letto un classico, e poi si chiede quando imparerò, cioè lui veramente si dice quando imparerò a non leggere più libri che mi fanno schifo, ma a chiuderli e metterli a posto, che è un bello spunto di riflessione. Cioè io ormai
libri non mi piacciono, prendo, li chiudo, li metto in libreria. Se proprio mi hanno fatto schifo, li rivendo, li porto in biblioteca, eccetera, eccetera. Se invece penso che non era il momento giusto, li lascio in libreria, poi li riprendo un'altra volta. Però io abbandono tantissimi libri, tantissimi. Andiamo alla prossima recensione. Nel momento in cui ho raggiunto lo stadio del 95% di questo libro, ho detto a una mia amica che ero in stallo. Nella fase del 95% di questo libro, e vabbè, lo rivedo, ok. Lei ha detto: "Buon Dio, non ho mai conosciuto nessuno arrivare così lontano, ma come?" E ho pensato: "Grazie a Dio non sono solo io." A quel punto mi sono reso conto che non dovevo godermi delitto e castigo, dovevo solo finirlo, in modo che non mi perseguitasse e mi schernisse per il resto dei miei giorni con l'idea che avrei potuto essere più bravo e finirlo. Ma che... Il problema con una buona scrittura è che crea un'immagine ancora più forte nel tuo cervello rispetto alla scrittura mediocre. E questo significa che devi vivere con questi personaggi, nel mio caso per 2 mesi. Che problema c'è? Ma sei un bel romanzo, ma tu sarei contento di vivere con loro. E comunque non è detto, perché una scrittura mediocre può essere anche più evocativa di una scrittura straordinaria, che magari non ha l'intento di creare immagini forti nella tua mente. Ma con immagini forti intendo proprio che lo vedi visivamente il libro. Anzi, molto spesso mi capita che se un libro non è validissimo dal punto di vista della scrittura, crea delle immagini come fosse un film, quindi molto più improntato sull'azione rispetto a magari discorsi più astratti, e quindi crea molte più immagini, ma non è questo il metodo di valutazione per me. Vabbè. Alcuni di loro potrebbero andare bene, ma passi la maggior parte del tuo tempo con Rodion Romanovich Raskolnikov, che è un essere umano così sgradevole e drenante. Che il più grande shock del libro è il fatto che tutti gli altri lo adorino. Razumikin, Dunia, sua madre, quando tutto ciò che Raskolnikov fa è sdraiarsi sporco e andare a vagabondaggio, stordito, sporco, rispondere a tutto e a tutti con il sorriso consapevole, lo spirito drammatico, la pretesa di essere interessante. E poi c'è un urlo di chi ha scritto questa recensione, un arg tutto in caps lock. E perché non lo abbandonano e vanno avanti con le loro vite? Perché non lo abbandonano e perché non lo abbandono e vado avanti con la mia? Ma perché? Ma vai avanti con la tua, ma chi, cioè, ma perché devi stare legato a questo libro? Tutti gli altri devono fare le valigie e arrancare in Siberia per godersi la scintillante personalità di Raskolnikov per tutta l'eternità. Sono solo grato di poter aprire un altro libro. Allora, questa è una domanda che si pongono i lettori, cioè perché tutti i personaggi di questo libro gravitano così tanto attorno a Raskolnikov? Perché sono così dipendenti da lui? Che problemi hanno? Stiamo parlando della madre, della sorella, in un contesto storico molto diverso dal nostro, in cui c'è meno emancipazione della donna. Infatti c'è anche una bella critica nei confronti della situazione della donna. Cioè, le donne in questo romanzo sono tratteggiate come delle dipendenti dell'uomo, cioè proprio non gli si possono slegare. E tanti protagoniste femminili di questo romanzo sono legate ai loro uomini, per quanto questi uomini facciano del male. Perché c'è quell'idea che l'uomo è l'eroe, l'uomo è il leader, l'uomo è colui che porta avanti la famiglia. E quindi si giustificano le azioni di quest'uomo che è abietto molto spesso. Ma poi parliamo di una madre e di una sorella che sono legate a Raskolnikov anche per il fatto che sono appartenenti alla stessa famiglia. Lui è un ragazzo e vedono questo tracollo e non riescono a capire il motivo. Razumikin è un'anima nobile, l'unica anima nobile del romanzo ed è legata a Raskolnikov perché è il suo migliore amico. Tutti gli altri protagonisti in realtà non lo difendono, anzi. E poi noi siamo sempre dall'ottica di Raskolnikov e. Una delle cose che emerge da questo romanzo è un Raskolnikov imparanoiato, se è la parola più giusta, delle persone che sono attorno a lui. Lui crede che tutti lo accusino di essere un colpevole, quindi non è vero che tutti lo difendono a spada tratta. Comunque, vabbè, cioè, tutte queste recensioni sono accomunate dal fatto che queste persone volevano abbandonare il libro. Ma poi è bellissimo quando dice: "Ha letto il 95% del libro, adesso devo arrivare arriva alla fine, cioè ti mancano 30 pagine, arrivaci dai, ce la puoi fare." Un'altra recensione, sempre di Delitto e Castigo. Lo ammetto sin da subito, partivo prevenuta, questo è un bel discorso, sul quanto il partire prevenuti inficia sul nostro giudizio di un'opera, praticamente dovrebbe inficiarne zero, ma vabbè. Il fatto è che ho sempre pensato e detto che i russi fossero pesanti, ma questo lo dicevo solo dopo aver letto alcuni brani a scuola e senza aver mai letto un libro per intero, per cui per poter continuare con la mia idea dovevo prima leggere almeno un romanzo intero, no? Ok, quindi non è. Ma a parte che per giudicare la letteratura russa dovresti leggerti tutti i romanzi russi, cioè non è che perché ci sono 3 libri, cioè perché hai letto 3 libri di letteratura russa e ti hanno fatto tutti e 3 schifo, allora tu giudichi che non ti piace la letteratura russa. Poi ci sta che uno si mette un freno e dice: "Vabbè,
non mi fa impazzire perché mi devo sforzare, no? Ho visto che un po' l'andazzo è questo. Mi sono letto un romanzo di Tolstoj, uno di Dostoevskij, uno di Pushkin, che sono tre grandi rappresentanti della letteratura russa. E se non mi sono piaciuti i tre romanzi di loro, magari non mi piace la letteratura russa, però sono sempre quelle generalizzazioni problematiche. Perché anche quando si critica la letteratura americana, ma l'America, cioè, non è basta di più. Come puoi criticarla in base a 10 libri che ti sei letto? Devi, cioè, non si può. Per questo non mi piace tanto. Cioè, non mi piace quello studio per cui tu studi letteratura americana e vuoi avere l'idea onnicomprensiva, non puoi averla. Ci sono troppi filoni, troppi autori, troppa diversità, tanti periodi storici, tante regioni differenti. Boh, vabbè, comunque questo è un altro discorso. E ora che l'ho fatto posso dirlo di nuovo. Se gli autori russi sono tutti così, cavolo se sono pesanti, perché davvero finire questo libro è stata un'impresa. Livello che praticamente mi sono legato al letto con il libro in mano per cercare di finirlo. Come fai a legarti così? Cioè ti leghi, però al tempo stesso le tue mani devono essere libere per leggere il libro, per tenere il libro. Vabbè, la trama potrebbe anche non essere male, peccato che per me sia stato praticamente impossibile seguire che cosa stesse succedendo, a causa dello stile lento, anzi lentissimo, che è stato in grado di farmi odiare qualsiasi cosa relativa al romanzo, per cui dopo pochissime pagine ho iniziato a dire non me ne frega niente di niente. Lo stile non è slegato dal contenuto così tanto come vorrebbe far intendere questa persona. Il fatto è che ho trovato molte scene non collegate a quelle precedenti, ma messe così a casaccio, ad allungare il brodo e basta, e facendomi quindi cadere le braccia. Non sono minimamente d'accordo, è una cosa che succede in molti romanzi, ma in Delitto Classico no, se non qualche fillerino che ci sta, ma che comunque poi nell'ottica generale del romanzo ne capisci il senso. Ma Delitto Classico no, cioè Delitto Classico è tutto su quel personaggio ed è tutto, cioè è proprio come un'azione drammatica, nel senso proprio drammaturgica, è come se fosse un'opera teatrale dove tutte le azioni che avvengono sono consecutive, avviene tutto nell'arco di pochi giorni, se non qualche stacco temporale verso, non dico la fine, ma più là. Quindi c'è proprio quella tensione e narrazione drammaturgica, per cui non è possibile dire una cosa del genere. Vabbè. E praticamente la stessa cosa la si può dire dei personaggi. I personaggi secondari sono in numero infinito e tra i nomi impronunciabili, impossibili da ricordare, il numero molto spesso mi sono ritrovato a chiedermi se li avevo già incontrati o meno. Vabbè, questa è una cosa che ci sta. Con i russi è molto difficile ricordarsi i nomi, bisognerebbe appuntarseli, io lo faccio. Mi prendo un foglietto, inizio la lettura, mi appunto i nomi e il loro ruolo. Tipo Raskolnikov, protagonista del romanzo, ho fatto questo. Poi metto nome Razumihin, il migliore amico di Raskolnikov, cioè così mi ricordo chi sono i personaggi. Però cioè, ci sta. Personaggi secondari in Delitto e Castigo forse potevano essercene un po' meno, sono d'accordo, ma neanche troppo. Il protagonista era Raskolnikov e devo dire che l'ho trovato proprio insopportabile a causa delle sue mille pippe mentali per depresse. Vabbè, questo è un giudizio su cui non sono minimamente d'accordo. Il fatto che se un protagonista è insopportabile, allora il libro è una merda, non è vero, cioè non c'entra un cavolo. Nel complesso, quindi, è un libro che ho davvero faticato a leggere, che più di una volta mi ha fatto sperare che il protagonista uscisse fuori dal romanzo per uccidere anche me. Vabbè, come il commento precedente. Ho letto metà di questo libro e poi ho deciso che la vita è troppo lunga. E questo libro la sta allungando. Questo è bellissimo. Qua comincia già bellissimo. Cioè, non la vita è troppo breve per leggere romanzi lunghi o per leggere romanzi che non ti piacciono. No, la vita è troppo lunga e questo libro me la sta allungando ancora di più. Cioè, qua proprio, vabbè, pensieri suicidi, veramente. Sono sicuro che il russo è eccellente. In inglese è ripetitivo. Dice sempre la stessa cosa. Continua a ripetersi. Dice solo la stessa cosa che diceva la frase precedente. Sì, così. Fatti un favore, se stai pensando di leggere questo libro, vabbè, qua istigazione al suicidio, una cosa, vabbè, non lo leggo. Sarà meno doloroso che leggere questa cosa e ti sarai ripreso completamente in meno tempo di quanto ti sarebbe servito per finire questo libro. Vabbè, questo commento è bellissimo, un po' estremo e ha un bello stile questo commento, nel senso che ti dice in inglese è ripetitivo, punto. Dice sempre la stessa cosa, punto. Continua a ripetersi, punto. Dice solo la stessa cosa che diceva la frase precedente, punto. Ma come fa a essere ripetitivo in inglese e in russo no? Cioè, il libro è quello. Poi la traduzione si possono criticare degli elementi di stile, ok, tutto quanto, però. Cioè, se il romanzo è ripetitivo cioè, è quello, non è che in inglese cambia. Vabbè. Comunque non è ripetitivo, Delitto e Castigo.
Ricordo di aver adorato questo libro in prima media, ma credo che molto sia cambiato da allora. La maggior parte di ciò che ho imparato ad amare della letteratura, e soprattutto ciò che mi sono abituato a usare come indicatori per giudicare la qualità della letteratura, è stato offeso da questo libro. Era un piagnucolia senza sosta in un pasticcio isterico. Sì, Raskolnikov è un po' pazzo, ma sembra che tutti in questo libro siano sull'orlo della follia. Tutti parlano con toni e frasi eccessivamente drammatici. Le donne piangono, strillano e svengono in rapida successione. Non hai mai letto la Divina Commedia? Le pause drammatiche sono lunghe e realistiche. I personaggi smettono regolarmente di parlare per minuti e alla volta. Te lo dice il testo stesso. Non riuscivo a trovare alcuna motivazione per l'attrazione di Sonia per Raskolnikov, anche se quando ero giovane trovavo la sua devozione romantica. Ora voglio solo schiaffeggiarla. Diavolo, volevo schiaffeggiare ogni singolo personaggio di questo libro. Il mio professore d'inglese preferito una volta disse che Delitto e Castigo era, nel migliore dei casi, un romanzo di secondo ordine e che Dostoevskij avrebbe fatto meglio se fosse andato a teatro. Ero scettico, ma alla mia seconda lettura ora capisco cosa intendeva. Ogni emozione è cresciuta e tutto sembra roboante. Le azioni sono esagerate e la trama è al massimo pesante, ma penso che, anche come opera teatrale, non soddisferebbe i miei criteri per la letteratura. Allora, a me sembra che questo giudizio sia stato influenzato un po' dal professore. Comunque, quello che dicevo prima, è un'opera teatrale, di impianto teatrale, ma comunque è un romanzo e ha in questo la sua forza. Credo che lo dicevo proprio nella recensione, spiegavo questo tema, quindi se vi interessa andate ad approfondire là. E l'eccessiva enfasi di alcuni dialoghi, sono d'accordo, è una scelta stilistica e appartiene anche a un tipo di romanzi diversi da quello contemporaneo, così come si potrebbe dire degli anime. Negli anime i personaggi sono fomentatissimi, urlano, cioè vedetevi Attacco dei Giganti, no? Proprio l'apoteosi, no? dell'iperreazione. Ma è un tipo di cultura che funziona in modo diverso, l'approccio artistico è quello. Boh, cioè vabbè, sono gusti, anche a me non piace nell'anime l'iper, perché me lo distacca da quel realismo che magari uno, cioè quell'empatia, no? Quando è eccessivamente mostrata un'emozione mi sento meno empatico verso quell'emozione là. Ok, va bene questa critica. Andiamo a un altro romanzo bellissimo che è Un uomo che dorme, ormai ve ne parlo sempre. Vediamo le critiche nei confronti di questo romanzo, non sono molte. L'ho letto e mi ha ricordato molto i giorni in cui sono stato uno svogliato studente universitario che non dava molta importanza a quello che fa. Ma non per questo penso sia una storia interessante. In fondo la trama è esile e inconcludente. Studente universitario di sociologia che bighellona per Parigi senza parlare con nessuno. Spesso l'autore si mette a fare liste di quello che vede il protagonista, stando attento però a non dare importanza a niente perché il nostro studente vuole annullare i suoi desideri. Ma è tutto così svogliato, inutile, che talvolta è irritante. Se proprio si vuole, si può notare una nota di originalità nello stile narrativo. È un libro narrato in seconda persona, cioè è come se l'autore ti stesse ridicendo quello che stai facendo, come se il protagonista fossi tu. Per essere più chiaro, prendendo, vabbè, qua fa degli esempi, ok. E nei lavori successivi domina una narrazione più frammentaria ed evocativa su tutti La vita e istruzioni per l'uso, che mi hanno anche consigliato di leggere. Lo leggerò altro di Perec, per quanto questo mi sia piaciuto tantissimo. Comunque il fatto che un romanzo abbia una storia noiosa non significa che sia un brutto romanzo, cioè dipende tutto dal modo in cui è scritto. Per questo dico che contenuto e stile vanno a braccetto, sono quasi un tutt'uno e dovrebbero esserlo in un romanzo, perché lo stile sorregge il contenuto e viceversa, cioè il contenuto si esprime attraverso lo stile di un'opera. Lo stile di Un uomo che dorme è molto forte, infatti lui stesso lo dice, difende questa seconda persona, dice è interessante, ma quello va di pari passo col contenuto. Anche proprio le frasi di Perec, cioè boh, è un romanzo che non sarà originale, che sarà, non è inconcludente, tutt'altro. Il finale è molto molto importante in tutto il discorso che viene fatto, però non è un romanzo inutile, non è un romanzo irritante. Vabbè, questo è soggettivo, come molto molto tutto soggettivo, però insomma vabbè, ok. Io ho amato La follia, La vita, Istruzioni per l'uso. Quindi, se ami, ho capito che odierò La vita e Istruzioni per l'uso, va bene. Sono convinto che sia una delle opere letterarie più importanti del XX secolo. Però ho fatto davvero fatica ad arrivare alla fine di questo libro, che non è nemmeno poi così lungo. Il problema non è certo nella traduzione, con Jean Talon che ha fatto i salti mortali, alcuni dei quali sono evidenziati nella nota finale. Non so questo da chi sia stato tradotto questa versione italiana, ve lo dico subitissimamente. Jean Talon, quindi ok, questo era un commento italiano, che ha fatto
che ha fatto i salti mortali, alcuni dei quali sono evidenziati nella nota finale. Sì, è vero, ci sono anche le note della traduzione di questo romanzo, quindi è vero, sicuramente la traduzione deve essere stata difficilissima, ma io dico, cioè, non giudico la traduzione perché non ho le competenze per farlo, non ho letto neanche l'originale, ma a me sembra un ottimo libro. È vero che le parole hanno qui un'importanza assurda, molto più che in altri romanzi. La singola parola veramente deve dire tantissimo, perché ci sono anche frasi molto concise. Quindi è vero che non è facile tradurre un romanzo di questo tipo, però a me non sembra una brutta traduzione, come ci dice anche questo recensore. Ho molto apprezzato ad esempio la traduzione delle definizioni delle parole crociate, anche se c'è un passaggio... Nemmeno la trama del libro, con un giovane che un mattino decide di continuare a dormire e non andare a sostenere l'esame, scegliendo poi di diventare il più neutro possibile. È un problema, quindi neanche la storia è un problema per lui. Le trame perecchiane sono spesso di questo tipo. Quello che non mi è piaciuto è la mancanza di un secondo, per non dire di un terzo livello di lettura. Perecca dura la compilazione di nozioni inutili e ammonticchiate a caso, però nelle opere mature, il caso in realtà non c'è. È tutto... Madonna, ma è scritto questo commento? Allora, aspetta. Perecca dura le compilazioni di nozioni inutili e ammonticchiate a caso, però nelle opere mature il caso in realtà non c'è e tutto è preparato per un fine non necessariamente esplicitato. Qui no. L'opera è evidentemente giovanile. È il suo terzo romanzo, ma i primi due erano mainstream. Che vuol dire? E insomma, è chiaro che Perecca stava cercando la sua strada, ma era ancora ben indietro. Allora, questo è un commento in realtà interessante. Non è vero che è un romanzo senza più livelli di lettura, perché è un romanzo che comunque ha questa storia, questa trama, diciamo così, molto basilare. Lo studente una mattina decide di non alzarsi, di non sostenere l'esame e rimane così annichilito nel letto perché non vuole affrontare la vita. Trama di base è questa. Non vi spoilerò nulla. Il finale, secondo me, dà il senso al romanzo. Non è un finale complesso, ma è un finale che io ho apprezzato, perché sarebbe stato più facile e più anche mainstream, cioè quell'originalità che non è più originale, lasciare il finale aperto. Invece in questo finale Perec ti conclude la vicenda, dà la morale al tutto, e può sembrare che banalizzi il testo, ma in realtà lo potenzia, perché è questo il finale di cui aveva bisogno. Secondo me è un romanzo così vuoto, il finale è pieno. Perché è un romanzo insensato che ha un finale con un senso, che dà un senso a tutto il discorso fatto. Dare anche un finale insensato, quindi non dare un senso, ma consentire al lettore di trovarlo, in questo caso secondo me avrebbe depotenziato il libro. Un libro che già di per sé è molto vuoto, ok? Non è un libro che ti guida, è un libro che fai tu. Per questo dico che ci sono più livelli di lettura. Ma per carità, non sarà il libro più complesso della storia dell'umanità. Non sarà il libro con più sottotesti, cose di questo tipo. È un libro, come ho detto, abbastanza esplicito, cioè abbastanza piano, nel senso ti dice quello che ti deve dire. Non hai la profondità di Rayuela. Però è un romanzo che con la sua materia fa benissimo. Perché ha una scrittura incredibile, perché... cioè, provate a leggerlo e a non rimanerne affascinati da alcune frasi che sono contenute all'interno di questo romanzo. Sarà anche un'opera che appartiene al Perec giovanile. Io non ho letto gli altri romanzi suoi, quindi non posso fare un paragone. Magari poi mi troverò d'accordo con questo commento, perché troverò gli altri due romanzi molto più complessi. Cioè, se trovo dei romanzi più belli di questo, di Perec, cioè, chapeau, davvero, perché già questo è un capolavoro per me. Però... Non lo so, secondo me è un romanzo che è tanta roba, non è una serie di pensierini elementari, tutt'altro. Quindi vabbè, testo claustrofobico, snervante, ipnotico, narcotico, spregevole, adorabile, lucido, inestricabile, che crea dipendenza, ripugnante, breve, molto breve, ma ci vuole tempo, molto tempo per leggerlo. Non sono d'accordo, vabbè, a parte che è soggettivo, io ci ho messo un po' di tempo, però quelle sessioni di lettura che facevo me lo divoravo. Si legge in un pomeriggio tranquillamente, non è il romanzo più pesante, non è La nausea di Sartre, che invece richiede più tempo di lettura, è più impegnativo, più ambizioso rispetto a Un uomo che dorme, che non è sotto quello, cioè vale tanto quanto quello. Però è un libro su cui ogni frase ti puoi soffermare un pomeriggio, e questa è la potenza del romanzo. E sì, mi sono addormentato molte volte mentre lo leggevo. Ho esitato a dargli 2 o 4 stelle. Alla fine lo lascio in 2. Io mi domando,
Allora, come fai ad essere indeciso tra 2 e 4 stelle? Al massimo tra 2 e 3, tra 3 e 4, 4 e 5. Tra 2 e 4, ma perché ti piacciono i numeri pari? Ma non ha senso. Ma poi hai fatto comunque, cioè, testo claustrofobico, snervante, ipnotico, narcotico, spregevole, adorabile, lucido, inestricabile, che crea dipendenza. Molto breve, a parte che si crea dipendenza, come fa a volerci tanto tempo a leggerlo, che sono 70 pagine, cioè, non ha senso questo commento. Poi tra 2 e 4 stelle, l'hai elogiato. Vabbè. Un uomo che dorme, due punti, un libro per morire di noia, descrizioni in abbondanza di tutto ciò che non importa, una vita monotona e ridicola, un'immagine meravigliosa di una vita quotidiana piatta, blanda, senza speranze, un personaggio congelato nell'indifferenza e una vita priva di significato, o almeno di significato da valorizzare. Rendo omaggio a George Perec per le sue infinite risorse nel trovare il vocabolario soporifero che accompagna il tema del libro. Due punti, il nulla. A parte che scrivere un libro sul nulla è una cosa difficilissima, Madame Bovary è un esempio. Descrizione in abbondanza di tutto ciò che non importa. Ma non importa chi. Una vita monotona e ridicola. Wow. Cioè, io penso che un uomo che dorme racconti la vita in modo molto sincero. La vita di tutti noi, Tutti ci siamo trovati nella situazione del protagonista di un uomo che dorme e tutti ci troviamo quotidianamente in quella situazione, semplicemente perché la nostra vita è monotona e ridicola. Cioè, a meno che non siete stuntman o persone che cavolo ne so, cioè la vita di tu, anzi, la vita pure dello stuntman, della persona più ricca del mondo, è noiosa. Cioè, a parte che ti annoi di tutto a un certo punto. Vabbè. Vita quotidiana piatta, blanda, senza speranza, non vedo il problema, nel senso è un libro che vuole parlare di quello. Personaggio congelato nell'indifferenza, una vita priva di significato, non è vero. Il tema del romanzo è che anche una vita così piatta è una vita che ha un suo significato, bisogna cercarlo. E poi, vabbè, vocabolario soporifero, sono d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo. Arriviamo all'ultimo libro, che mi è piaciuto molto, ma meno di questi due, è Il gene dell'assassino dell'anatomb. Ho selezionato quante recensioni? Tre recensioni. Di cui due, media lunghezza e una breve. Preparatevi perché già la prima frase è una bomba. Questo è il peggior, lo dico in inglese, piece of shit che abbia mai avuto il dispiacere di leggere. Ah, comunque non è riferito al protagonista. Ah, perché se fosse stato riferito al protagonista sarei stato d'accordo. Invece no, proprio il libro è un pezzo. Ho letto questo romanzo con Frede, che ha avuto la scelta di abbandonare il libro a metà. Vabbè. No, queste sono cose sue e non ci interessa la recensione, scusa, che l'hai letto con Frede, cioè. Il genere assassino è il primo romanzo di Amerino Tom e il quarto che leggo di suo. Questo mi ha fatto capire che devo assolutamente chiudere con questa donna. Dei quattro libri che ho letto mi è piaciuto solo uno, il titolo in francese non so la traduzione italiana, e ho detestato gli altri tre. Vedo che c'è Anticrista che non è piaciuto neanche a me. Ma questo è bello, cioè il genere assassino è bello. Se quel conteggio non parla più delle parole, lasciatemi spiegare. Sento che l'anotomb ha dei seri problemi nella sua vita personale e continua a lavorare, che continua a mettere nei suoi romanzi, che portano tutti in fondo la stessa fucking stories. Ci sono così tanti tropi e temi ricorrenti, soprattutto, ma qual è il problema se un autore nei suoi romanzi inserisce temi ricorrenti? Cioè, a meno che non diventi estremamente ripetitivo, tipo Murakami. Tutti i libri sono la stessa declinazione, dello stesso, cioè il protagonista potrebbe esserci in tutti i romanzi, è quasi sempre lo stesso. Eppure, per quanto talvolta sia ripetitivo, non è così ripetitivo da esacerbare il lettore, da essere pesante, da abbandonarlo. Poi io preferisco anche Philip Roth, Paul Auster, tutti autori che hanno una loro linea, diciamo così, editoriale, potremmo dire. Quindi io non ci vedo un problema soprattutto in questi autori estremamente prolifici. Come l'anotomba che poi scrive romanzi brevissimi, ci sta che abbia dei temi ricorrenti. Soprattutto per quanto riguarda gli adulti che si sentono intrappolati e non vogliono crescere. Gli adulti che hanno problemi fisici, che mangiano troppo troppo poco e in generale sono personaggi molto molto sgradevoli che ti piacerebbe prendere a pugni in faccia. Hai detto, lei comunque ha comunque detto un tema molto generico, lei o lui che ha scritto questa recensione, ha detto comunque un tema generico, che è quello di adulti che hanno delle problematicità. Cioè, se escludiamo dalla storia della letteratura tutti i libri che parlano di adulti con delle problematicità, ma che facciamo, scusa? Vabbè. Gusti. Diventa noioso e prevedibile. Personalmente considero Anotomb nella stessa categoria di Murakami. Ok, l'avevo anticipato. È interessante leggere uno dei loro lavori ed essere esposti alla stranezza, inquietudine, qualunque cosa ci sia, ma diventa dannatamente pesante molto velocemente. Ok. Sono convinto che l'unico motivo per cui il romanzo che gli è piaciuto, Robert e non Prop, vabbè. Mi è piaciuto così tanto il fatto che questa. Ah, ok. Quindi,
lui ci sta praticamente dicendo che ha apprezzato l'unico libro che ha apprezzato da Nodomba sui quattro che ha letto, l'ha apprezzato probabilmente perché era il primo che leggevo di questa autrice, mentre poi inizia a subentrare la ripetitività. Vabbè. Nodomba pubblica i suoi libri a un ritmo incredibile, in media uno all'anno negli ultimi 25 anni, è solo pazzesco. Ma parliamo un po' di questo fottuto pasticcio che si autodefinisce un romanzo. Non riuscirò mai a pronunciare il protagonista di questo libro, madonna. Preteshat, il protagonista, è sovrappeso. E più delle volte è indicato solo come sovrappeso. E sta per morire di cancro. Durante la sua vita ha pubblicato più di 20 romanzi, proprio come Notomb. Qui ci va un po' pesante. Fa, tra asterischi, tosse. Ora vorrei poter parlare di profezie che si autoavverano in seguito, perché questa il termine usato in Boris, questa maledetta, è diretta nella direzione di Tash molto velocemente. Ma come? Ma questa cosa ha identificato Amelino Tomb in pretesto Tash solo perché lui ha scritto tanti romanzi. E quindi 5 giornalisti vengono intervistati per le interviste finali prima che Tash morda la polvere. Sì, le prime 4 interviste si concludono in modo catastrofico perché Tash non è disposto a prendere sul serio i giornalisti e passa il suo tempo a offenderli. Queste 4 interviste occupano metà del romanzo e avrebbero dovuto essere tagliate del tutto, onestamente, non servono a niente, sono scritte incredibilmente male. Tutto ciò che deduci da loro è che Tash è uno stronzo. Non sono scritti male affatto, è scritto splendidamente questo romanzo. Sì, lo sapevo fin dall'inizio, quando si rifiutava di essere intervistato da donne o persone di colore. E l'ultima intervista occupa la seconda metà della storia. Consiste fondamentalmente in una giornalista che tenta di smascherarlo per una cosa che ha fatto in gioventù, che non vi spoilerò. In qualche modo si trasformano in inutili litigi sulla bellezza della giovinezza e su come le donne, una volta che hanno il ciclo, dovrebbero essere uccise. Ma perché? È molto. Vabbè. Poi inizia con insulti nei confronti del protagonista. È foto, è pazzo, è inutile. Oh mio Dio, perché ho perso. Qua sfaciola proprio. Cioè, questa persona qua il delirio. Perché ho perso tempo a leggere queste stronzate? Ho già detto che questo intero fucking novel, proprio scritto in inglese, è scritto completamente in dialogo. Tu sei sotto in caps, a punto interrogativo. What the fuck? Poi c'è di nuovo, maledetta. Non ci sono descrizioni, si legge come una fortuna commedia senza indicazioni di scena, voglio morire, stilisticamente è solo brutto. E ripensando all'unica vera commedia che ho letto da lei, Nodomba non sa scrivere opere teatrali per un cavolo censurato. I suoi dialoghi sembrano artificiosi e artificiali, questi personaggi non si sentono reali, o non sembrano nemmeno caricature o metafore, sembrano solo un mucchio di stronzate per la Nodomba e per risolvere i suoi problemi personali. Ma perché? Ma perché c'è del personale? Questa persona ipotizzando. È passato molto tempo dall'ultima volta che ha avuto una vendetta contro un autore. E ho appena finito con la Nodomba al 100%. Qua non so di cosa parli. Non leggerò un altro suo romanzo. Può continuare ad essere incinta di tutti i suoi romanzi. Le sue parole, non le mie, ragazzi. Vabbè, ci sta che un'autrice dice: sono incinta dei miei romanzi. Perché i romanzi sono come dei figli che partorisci, sono i tuoi figli, li crei. E io spenderò il mio tempo e il denaro per qualcosa di più utile. Finisce qui questa bella. Questo è stato proprio il punto più alto di oggi. Leggo le ultime 2, sono molto più brevi. Stile molto piatto, quasi assente, allestimento minimalista, eventi monotoni, trama un po' stupida, come una sorta di thriller imbevuto di pseudo-filosofia per giovinezza. La cosa divertente, forse è uno scherzo, è che Nodomb cita parecchi scrittori di fama mondiale come Céline per insistere sulla necessità di creare libri con un minimo di profondità, ma rende il suo lavoro esattamente l'opposto di questi riferimenti. In breve, come ha potuto avere un posto abbastanza ampio nel mondo della letteratura contemporanea questo compendio di riflessioni snob? Che bello. L'ultima. Non la commento perché non ho più la forza, dopo quella di prima mi ha veramente sdrenato. Non credo sia possibile, sia nemmeno un bel romanzo. Il suo inizio è come un aereo che annaspa in un'atmosfera incomprensibile. Ma cosa? Una filosofia poco chiara, ambigua e capovolta. Ho sentito un fenomeno completamente trasformativo dei concetti. Corrisponde, a parte i puntini di sospensione all'infinito, corrisponde alla personalità di quel brutto uomo grasso, ambiguo con la sua arroganza e impotenza. Perché soffre di un forte narcisismo da cui non c'è via di scampo. Il suo romanzo stava schiacciando il mondo della scrittura, il grasso libro pieno di povertà o chiacchiere inutili senza scopo. Qua non sto capendo nulla. Colpisce il suo significato. No, vabbè, ragazzi, cioè questo. Non so se sia la traduzione, ma non credo. Perché veramente questo commento. No, non ha senso.
Non ha senso, questo commento è scritto, a parte i punti di sospensione, si capisce la punteggiatura. Basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più, basta, basta, sì. Do ragione a questi, non ce la faccio più, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, era stato un delirio vero, soprattutto con quella recensione su romanzo di Amerino Tomb. Io vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto questo video, sostenetemi mentalmente perché è veramente al cim dopo questo. Noi ci vediamo, forse, non lo so se c'è la forza, ad un prossimo video e ciao.